Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli e Vita. Nel video di oggi, video importantissimo, probabilmente uno dei video più importanti che ho mai fatto e che ho mai portato sul canale, parlerò delle priorità per quanto riguarda la dieta. Quindi quando voi mi venite a chiedere le domande, molto spesso purtroppo sono le priorità che non dovreste nemmeno star considerando, perché ci sono alcuni fattori che sono importantissimi, alcuni variabili che sono essenziali ed altri invece che giocano un ruolo veramente minimo, che magari vi possono aiutare quell'1-2% in più, ma che se voi vi concentrate solamente su queste cose non vi apporteranno gran risultati. Il problema purtroppo è che troppa gente, dato che c'è stata creata un sacco di confusione intorno alla dieta, in tutte le riviste che leggete, i bodybuilding forum, dappertutto, si è creata così tanta confusione che ogni singola domanda che ricevo va sempre a colpire questi ultimi due livelli della piramide, che non sono assolutamente importanti, o almeno sono importanti ma solamente quando avete le basi della piramide, le fondamenta della piramide, quando ce l'avete sotto controllo, poi potete passare al prossimo livello. Metto in questo momento la piramide sullo schermo. Questa è la piramide che è stata sviluppata da Eric Helms, che è uno che ritengo sia uno dei natural bodybuilder più bravi del mondo. È anche un accademico, mi sembra che è un professore all'università in Nuova Zelanda e fa praticamente tutta la ricerca scientifica per quanto riguarda il natural bodybuilding. E lui ha sviluppato la seguente piramide. E le fondamenta della piramide sono le cose su cui vi dovreste concentrare se volete vedere maggiormente gains, ovvero se volete avere dei risultati. Troppa gente mi arriva e mi viene a parlare magari del livello 4 o 5, mentre quando io gli chiedo: no, ma tu hai presente il primo livello, hai presente l'energy balance, ovvero il bilancio energetico? E le risposte mi lasciano sempre a desiderare, perché dico: che cos'è il bilancio energetico? Per questo motivo ho pensato di fare questo video in cui vi spiego la piramide. Se voi vedete in questo momento la piramide, vedete che ha 5 livelli. Ovviamente sotto tutto behavior and lifestyle, questo vuol dire il vostro stile di vita. Se voi state seguendo una dieta che non riuscite a rispettare perché non rientra bene e non combacia bene col vostro stile di vita, allora avete già perso in partenza. Quindi come prima cosa dovete scegliere una dieta che vi permetta di appunto vivere la vostra vita tranquillamente senza avere troppi problemi per quanto riguarda l'aderenza alla dieta. Ovvero, se tu ti obbliga a fare il digiuno intermittente in cui dovresti saltare la colazione, però sei uno che hai sempre avuto bisogno di fame perché metti, devi andare al lavoro, non so, sei un operaio, ti serve un po' di energia la mattina, se tu fai il digiuno intermittente molto probabilmente non riuscirai a stare sulla dieta. È questo quello che vuol dire Eric Helms quando dice behavior and lifestyle. La prima cosa è l'aderenza alla dieta in sé. Una volta che siete sicuri che la dieta che avete scelto vada bene per voi, potete iniziare a pensare a come strutturarla. Il primo livello della piramide è energy balance, e questa è la fondamenta di tutto. Voi potete benissimo concentrarvi sul quinto livello, che sono gli integratori, ma se voi non avete giù il primo livello della piramide, tutto il resto crolla e non ha senso. Questo primo livello è il bilancio energetico, ovvero le calorie che stai consumando e che stai ingerendo giorno per giorno. Praticamente la scienza ci ha fatto vedere che se tu consumi una quantità di calorie pari alle calorie che brucia il tuo metabolismo, manterrai lo stesso peso. Questo è abbastanza ovvio, dato che tu ogni singola caloria che prendi viene bruciata dal tuo metabolismo. Non dai un surplus calorico, non dai un deficit calorico, il tuo peso rimarrà uguale. Se invece sei in una restrizione calorica, ovvero stai dando meno energia di quanto ne ha bisogno il tuo metabolismo, inevitabilmente il tuo metabolismo che cosa fa? Ha bisogno comunque di questa energia in più da in modo da continuare a fare tutte le azioni quotidiane, e quindi andrà a prendere l'energia che non gli stai dando dal cibo, la va a prendere dalle riserve di grasso. Per questo motivo perderai peso, perché stai piano piano consumando la materia grassa che hai nel tuo corpo. Invece l'inverso: se tu vuoi mettere massa muscolare, quindi vuoi prendere peso, ovviamente il bilancio energetico funziona all'inverso, quindi tu dovresti stare in un surplus calorico, dovresti dare al tuo corpo più calorie di quante ne richiede, ovvero il tuo corpo brucia tutte le calorie, in più gli stai dando un altro po' di energia e le utilizza per costruire i muscoli se stai facendo un allenamento e se stai seguendo una buona dieta. Questa è la prima base di tutto, di tutta la dieta. Praticamente questo livello, un singolo livello, controlla se tu prendi peso o se tu perdi peso. Secondo livello, passiamo, sono i macronutrienti. Una volta che tu hai capito come funziona il bilancio energetico, che veramente apporta l'80% dei risultati, perché se ci pensate, se voi volete prendere peso mangiate il surplus calorico, se invece volete perdere peso mangiate di meno, e praticamente quando la gente vuole rimettersi in forma vuole fare una di queste due cose. Quindi
Primo livello importantissimo e apporta tutti i risultati. Senza questo primo livello il resto non c'è. Passiamo poi al livello secondario, che sono i macronutrienti. Quindi non solo adesso stai perdendo peso o mettendo peso o mantenendo il tuo peso, ma in più se vuoi ottimizzare la tua dieta in modo da, uno, avere un'ottima performance in palestra, ottimizzare la tua performance, ottimizzare il tuo livello di intensità in palestra, ottimizzare la salute e ottimizzare la tua composizione corporea, ecco qui che rientrano i macronutrienti, che controllano praticamente la qualità del peso o che perdi o che prendi. Quindi una volta che hai capito, ok, sto contando le mie calorie, so quanto sto consumando, potete poi passare al secondo livello, che è, ok, adesso fammi contare i miei macronutrienti, che sono proteine, carboidrati e grassi. Se voi monitorate il vostro intake di proteine, carboidrati e grassi ogni singolo giorno e colpite, l'impostate in un certo modo che rispecchia il vostro obiettivo, quindi se volete, se state perdendo peso però volete mantenere la massa muscolare, oppure quando state prendendo peso e volete assicurarvi di non mettere su semplicemente massa grassa ma soprattutto in primis massa muscolare, è qui che rientrano i macronutrienti. Colpite un certo numero di macronutrienti che è stato provato dalla scienza che aiuta con la composizione corporea e avete praticamente fatto. Dopo che avete fatto questi due passi, praticamente state il 95% dei risultati li avete ottenuti. Quindi senza integratori, senza pensare a quando nella giornata state consumando i vari pasti, voi facendo queste due cose avete il 95% dei risultati. Passiamo al terzo livello, i micronutrienti. Ovviamente, cosa succede se tu conti i macronutrienti e le calorie? Nonostante tu sai quanta energia stai dando al tuo corpo, nonostante tu sai quanti macronutrienti gli stai dando, che è ottimo dal punto di vista della performance in palestra, ovviamente non è che puoi semplicemente mangiare qualsiasi tipo di cibo, perché se tu ragioni, ogni singolo tipo di cibo ha un certo numero di calorie e un certo numero di macronutrienti, quindi tu comunque potresti perdere peso semplicemente mangiando del tiramisù ogni singolo giorno. Ma ammetti che tu bruci 2000 calorie, se tu mangi 1500 calorie di tiramisù ogni singolo giorno, brucerai comunque grassi, perderai comunque peso, ma ovviamente cos'è che ne risente? Ne risente la tua salute. Per la salute, ecco che rientra il terzo livello, i micronutrienti, che sono i nutrienti di cui ne abbiamo bisogno in minori quantità rispetto ai macronutrienti. Mentre di macronutrienti, di proteine, carboidrati e grassi ne abbiamo bisogno in grammi, questi micronutrienti ne abbiamo bisogno in milligrammi o microgrammi, e sono ad esempio i minerali e le vitamine, quindi il potassio, il sodio, le varie vitamine C, D, E, eccetera, eccetera. E praticamente quello che ci dice la ricerca scientifica è che se tu, nonostante stai contando macronutrienti e calorie, poi devi ottimizzare i micronutrienti. Devi consumare, diciamo, un minimo di 2 frutti e 2 porzioni di verdure al giorno. Questo cambia ovviamente per quante calorie hai a disposizione, perché se hai poche calorie, se tu già pensa a incorporare così troppa frutta, poi non avrai più spazio per prendere proteine, eccetera, eccetera. Quindi comunque, dopo che avete queste due fatti giù, potete pensare ai micronutrienti, alla frutta e alla verdura. Uno schema in base alle calorie quotidiane e giornaliere le trovate nella mia guida qui sotto. Quindi io vi consiglio, dopo aver visto questo video, se volete vedere la ricerca scientifica esattamente quello che dovete colpire, vi scaricate la guida e avete tutto quello che avete bisogno a disposizione. Micronutrienti sono importantissimi per la salute, quindi ragazzi, non vi dimenticate di incorporare appunto un po' di vitamine, un po' di minerali, un po' di frutta, un po' di verdura molto variata, in modo da stare anche in salute, perché il fitness alla fine sì, vogliamo ottimizzare la composizione corporea, ma vogliamo stare in salute. Passiamo quindi al livello numero 4, e adesso stiamo entrando veramente in delle cose molto specifiche, molto tecniche, che senza tutto il resto non funzionano. E purtroppo a me vengono sempre i ragazzi che mi dicono: ah, ma devo consumare 30 grammi di proteine prima o dopo dell'allenamento, devo consumare quei 30 grammi di casein protein, ovvero proteine dallo yogurt o dal latte, prima di andare a dormire, perché hanno un effetto metabolico molto lento e mi permettono di costruire la massa muscolare anche quando sto a riposo e sto dormendo. E la verità è no, questo è tutto nonsense, questa è tutta confusione che è stata creata, così che tu non riesci a capire che quello che devi fare è seguire i primi 3 livelli. Quarto livello quindi è molto tecnico. Una volta che tu hai capito come funzionano le calorie, hai capito e hai impostato i tuoi macronutrienti, che puoi fare con la calcolatrice qui sotto, hai impostato i tuoi micronutrienti, stai variando frutta e verdura ogni giorno, poi passi a pensare al nutrient timing, che non è importante, ma se tu hai già tutti gli altri livelli messi sotto controllo, allora puoi pensare a questo. Ovviamente ci sono un sacco di studi differenti che dimostrano che in realtà
quanti passi fai al giorno o l'orario in cui fai al giorno non importa quasi niente, ovvero l'importante sono le calorie e i macronutrienti nell'arco della giornata e non a che orari specifici. Tu puoi mangiare i carboidrati prima di andare a nanna la sera, ma se nell'arco della giornata stai in deficit calorico brucerai comunque grassi. Però è vero che qualche ricerca ha dimostrato che ci potrebbe essere una finestra anabolica teorica all'intorno del workout, ovvero che se tu consumi dei nutrienti all'intorno del workout, dato che hai ovviamente utilizzato le riserve di glicogeno durante l'allenamento, hai stressato i muscoli e sai quindi tutto quello che mangi, dovresti riuscire a inviarli nei muscoli. E questo è il nutrient timing ed è la finestra anabolica che però è stata provata in solamente alcuni studi e non da altri, quindi per questo motivo dico teorica, però diciamo che anche teoricamente potrebbe esistere. Per essere sicuri, quindi, una volta che avete giù tutti gli altri livelli, potete pensare: ok, io prima e dopo il workout mi permetto di consumare 30 grammi di proteine, mezz'oretta, un'ora prima e entro 2 ore dopo. Non è assolutamente essenziale, secondo me cambierà 1-2% di risultati, ma perché no? Se esistesse, se metti fra 2-3 anni, fanno una ricerca e effettivamente esiste la finestra anabolica, avete fatto tutto in modo buono e non avete buttato via tempo perso. Quindi, queste sono le cose importanti, sicuramente vado più nei dettagli nella guida qui sotto. Ultimo livello, l'integrazione. L'integrazione non è assolutamente essenziale, penso che con gli altri tre, con i tre livelli fino ai micronutrienti è arrivata al 95%. Col nutrient timing è arrivata al 98% e poi è qui che entra l'integrazione. L'ultimo 2% è la ciliegina sulla torta e assolutamente non è per niente essenziale. Io ad esempio provo a spendere meno soldi possibili su gli integratori. Perché? Perché con una dieta corretta, con un buon allenamento, gli integratori non servono poi così tanto. Comunque, integratori consigliati stanno tutti nella guida qui sotto, quindi vi consiglio di scaricarla, è gratuita, potete leggere tutto passo per passo cosa dice la ricerca scientifica, potete vedere gli integratori raccomandati dalla ricerca scientifica e gli altri che non fanno assolutamente niente, così che vi evito di buttare via soldi. Questo è quello che volevo dire io, questa è la piramide delle priorità per quanto riguarda la dieta. Prima di pensare ai livelli superiori dovete avere le fondamenta, le basi, perché se tu pensi solamente ai primi due livelli ma ti dimentichi completamente delle fondamenta non vedrai risultati. Purtroppo la confusione fa in modo che tutti mi vengano a chiedere domande relative ai due livelli superiori senza sapere però le basi. Invece la base, che sono le fondamenta di tutto, sono quello che make or break i tuoi progressi, sono quello che ti faranno o ti disfaranno tutti i progressi che hai fatto in palestra. Detto questo, spero ti sia piaciuto questo video e che non sia stato troppo lungo. Mi raccomando, buttaci un like se ti è piaciuto, condividi con i tuoi amici se pensi che potrebbe beneficiare anche loro, iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!